Finalmente riesco a girare un tema. Un tema. Però non stare là che mi metti ansia. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Allora. Oh. Che non riesco a fare una cosa di fila. Questo è un nuovo video tag. Finalmente riesco a girare un video a tema natalizio, anche se non è proprio questo gran natalizio, però è pur sempre un accenno. E comunque in questo weekend, che tanto io praticamente la scuola l'ho finita, devo solo andare lunedì, non so il motivo, non chiedetemi perché, ma devo andare anche lunedì. E poi appunto avrò finito, quindi avrò tempo per editare i video che girerò questo sabato e domenica. Ne ho già un momento carino per appunto per Natale, quello serio, però questo è un inizio. Quindi, come avete letto dal titolo, questo sarà il Christmas Tag! Quindi, come naturalmente in ogni video tag, vi lascerò qua sotto le domande, così se volete rispondere, se volete fare questo tag anche voi, insomma, potete rispondere sia nei commenti o con un video, poi linkatemi il video, o comunque, anzi non linkatelo perché non si può più fare, però... Scrivetemi qua sotto se l'avete fatto sul vostro canale, così lo andrò a controllare. E se volete appunto condividere qualche foto natalizia con me con l'hashtag Christmas with Ila, potete farlo e su Instagram che su Twitter. E quindi appunto mi aspetto un po' di vostre foto a tema natalizio che condividerete con me, anche per darmi qualche ispirazione per outfit, trucco, decorazioni, veramente qualsiasi cosa, perché io in quanto a Natale lo amo, però la mia immaginazione è pari a zero. Quindi iniziamo finalmente. Prima domanda, film di Natale preferito? Allora, il mio film di Natale preferito in assoluto che guardo ogni anno, e dico ogni anno, non sarà il solito mamma ha perso l'aereo, perché lo dicono tutti ed è scontatissimo e a me sinceramente neanche piace, ma il mio film natalizio preferito è assolutamente, incondizionatamente, per sempre, il Grinch! E qua vi metterò una foto perché chi di voi non lo conosce devo conoscerlo, però penso che lo conosciate più o meno tutti, a quell'esserino tipo verde tutto peloso che odia il Natale, ma in realtà io lo amo, però comunque quel film mi piace veramente troppo, e poi quegli abitanti col natino strano, insomma, stupendo. Seconda domanda, colore natalizio preferito? Per quanto riguarda questa domanda non saprei cosa rispondere, perché se rispondessi il rosso sarebbe scontatissimo, se rispondessi il verde stessa cosa, quindi dirò i fusi. Perché io, non so voi, ma io ho sempre sognato di fare l'albero bianco con tutte le palline e i decori fucsia e tipo argento, qualcosa del genere. E perché nessuno lo fa? Quando vado a casa anche delle mie amiche, o comunque a casa mia, il mio albero è veramente un scemo, però vabbè. Quando vado a casa della mia amica hanno tutte l'albero verde con le decorazioni oro e rosse. Però no, io a casa mia vorrò fare l'albero bianco e fucsia perché è fashion. Quindi scrivetemi anche voi qua sotto come vi piace l'albero, di che colore vi piace, per favore fatelo. Terza domanda, avete mai costruito un pupazzo di neve? Allora, parliamoci seriamente, a Roma ha nevicato tipo due volte forse? Comunque, negli anni in cui io ho vissuto. E non ha mai nevicato così tanto fare un pupazzo di neve, ma per fortuna... Ho casa in montagna, quindi quando siamo andati là c'era tanta neve, l'abbiamo fatto. 4. Potete comprare un solo regalo, a chi lo fareste? Sinceramente, se potessi fare un solo regalo a qualsiasi persona sulla faccia della terra, lo farei sicuramente, cioè, la mia migliore amica. 5. Aprite i regali la vigilia di Natale o il giorno di Natale? Allora, io ho perso questa facoltà già da un po' di anni, perché ormai mi faccio dare i soldi, mi compro le cose che voglio e scialda. Quindi non apro mai i regali tipo sotto l'albero, o come quando avevo tipo 6 anni che non sapevo cosa mi avevano regalato, non gli avevo mai detto nulla. Avevo fatto solo una letterina a Babbo Natale sperando che mi portasse tutto, e devo dire che le cose elencate erano parecchie. Però di solito le ho sempre aperti la mattina della vigilia, cioè nel senso mi alzavo tipo all'alba e non riuscivo a dormire per questo pensiero fisso di andare a aprire i regali. Infatti mia madre, tipo, mia madre alias Babbo Natale, non diciamolo a nessuno, li metteva la sera del 23, così la mattina io poi li trovavo, li andavo a aprire e sì, tutta felice, e poi il casino, vabbè, svegliavo tutti. Però sì,
quelli erano quei tempi. Belli. Poi, sesta domanda, cosa amate fare durante le vacanze natalizie? Bella a tutti ragazzi, sono Ilaria e questo è il nuovo video. No, a parte gli scherzi, non mi piace avere questo nel periodo natalizio, però mi piace solamente mangiare, dormire, ancora mangiare e ascoltare musiche tipo di Natale, tipo All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, che è la mia top. Settima domanda, quando è Natale preferisci stare in pigiama oppure vestirti bene, tipo elegante? Allora, in realtà, vabbè, la mattina mi sveglio e sto in pigiama, però di solitamente io non festeggio mai il Natale barra vigilia a casa mia, quindi non sono solita stare in pigiama purtroppo, però neanche elegante, cioè comunque siamo sempre in famiglia. Elegante, ma un accenno di elegante a Capodanno, ma non c'entra nulla con questo tag, quindi mi vesto normale, cioè normalissimo proprio. Ottava domanda, l'odore che vi ricorda il Natale? Allora, se penso al Natale mi viene in mente un misto di biscotti e cannella. Non chiedetemi perché, ma prima ho sniffato queste due candele, quindi mi è rimasto questo odore in testa e mi piace. Lo sniffo in quel senso. 9. Piatto natalizio preferito. Principalmente ci sono due piatti che mi piacciono. Una, che è una cosa che si può fare tranquillamente anche gli altri giorni, però la fa mia nonna solo il giorno di Natale e non chiedetemi perché. La frittata di cipolle. Dovete sapere che io amo le cipolle. Dopo mi lavo i denti, però averle mangiate non mi preoccupate. Il secondo è naturalmente è un dolce, io amo follemente alla pazza gioia tutto ciò che è tipo pandoro o comunque quelle cose là, tipo pandoro con qualsiasi cosa, mi fate felice. Queste due cose. Decima domanda, preferisci le lucine di Natale colorate oppure bianche? Allora, in realtà mi piacciono entrambi perché quelle colorate mi piacciono sull'albero, cioè quando fanno tutte quelle lucettine, cioè non fisse, quando si muovono, ecco, mi piacciono colorate sull'albero, però tipo da mettere in camera o sul corrimano della scala o fuori, io adoro le decorazioni fuori, infatti sono in fissa col programma che fanno su realtà in quello delle case tutte natalizie, bellissimo, e qui in quel caso luci bianche fisse, cioè bellissime, stupende, troppo belle. Ho trovato un arco di Babbo Natale. Quindi ragazze, questo era il mio video per quanto riguarda il tag di Natale. Io spero tantissimo, come sempre, vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video di Natale, naturalmente. Ciao!